Ordinary Love, per ricominciare dopo la pubblicità in questo venerdì sera di After Eight. È già ora di collegarci con Irene Fornaciari, che dovrebbe essere in linea con noi al telefono. Ciao Irene! Eccoci qua! Che bella voce squillante, proprio da, proprio da venerdì sera, proprio da entrare nel weekend. Esatto, non vedo l'ora di entrare nel weekend. Tra l'altro domani suoniamo a Verona. Quindi un bellissimo weekend. Ma innanzitutto come stai Irene? Molto bene, sono oggi ho fatto l'ultimo giorno dell'UniWeb Tour, non so se ne avete mai sentito parlare, è un tour in tutte le radio universitarie, a partire da Torino, Milano, abbiamo fatto Bologna, insomma è stato veramente un tour molto interessante e stimolante. Ci siamo esibiti anche appunto chitarra e voce in queste radio e ho presentato il disco ed è stato bello, quindi sono un po' stanca ma felice. Beh, stanca però felice è un giusto compromesso. Senti, lasciami dire prima di continuare a parlare con te che per noi, piccola radio locale che ci occupiamo delle cronache qui del territorio della provincia di Como, è un grande piacere avere un ospite così importante ai nostri microfoni. Beh, insomma, ma io sono io che ringrazio voi che mi date l'opportunità di parlare e di far conoscere meglio anche il mio disco, quindi grazie. E proprio da questo vogliamo partire, questo tempo, il nuovo disco che arriva in concomitanza col Festival di Sanremo. Com'è questo disco? Cosa ci hai messo dentro? Guarda, in questo disco ci ho messo veramente tutta me stessa, nel senso ci ho messo un anno e mezzo per realizzarlo e insieme al mio produttore Diego Calvetti abbiamo fatto un grande lavoro di ricerca di sonorità sicuramente molto più contemporanee e internazionali rispetto ai miei dischi precedenti. C'è molta più elettronica in questo disco e cimentarmi anche comunque in canzoni così diverse, con arrangiamenti così diversi dal mio passato è stato bello. E in questo disco ci sono dei brani scritti da me in collaborazione con degli autori e dei brani dove io praticamente sono solo interprete, ma sono dei brani così belli e che hanno delle connessioni talmente forti col mio modo di vedere, di riflettere sulla vita, insomma, con i miei pensieri che è come se li avessi scritti io e questi autori che sono fra i migliori che ci sono in Italia, Niccolò Agliardi, Luca Chiaravalli, Emiliano Cecere, grandi collaborazioni, alcuni, sì, esatto, sono riusciti a cucirmi addosso delle canzoni proprio come se le avessi scritte io, veramente, che riescono a tirar fuori tutte le sfaccettature della mia anima. E a proposito di pensieri, mi piace molto il retroscena del singolo nuovo Dalla finestra di casa mia. Sì, quel pezzo pensa che ce l'ho nel cassetto già da un po', nel senso che l'ho scritto quando vivevo a Genova e vivevo in un appartamento con questa finestra grande in sala che dava proprio sul mare e avevo questo panorama bellissimo, che il bella, mare aperto, Genova, che bella, sì, che poi vedevo passare proprio anche gli aerei, cito la canzone, dice scie di aeroplani che vanno via, proprio li vedevo perché appunto a Genova c'è l'aeroporto e vedevo questi aerei sfrecciare davanti a questa finestra. A me piace, lo faccio da sempre, mi piace molto osservare le persone, no? Lo faccio spesso anche quando sono in viaggio, in stazione, così mi fermo ad osservare le persone, ad immaginare quali storie meravigliose hanno da raccontare, perché credo che ognuno di noi nella vita abbia vissuto qualcosa di speciale, di forte, no? da raccontare, e questa canzone è un po' una fotografia appunto di quello che io vedevo lì a Genova e di quello che immaginavo di queste persone. È un inno alla vita, perché a volte si ha un po' paura ad affrontare il mondo e ci si chiude un po' a noi stessi anche dietro le mura di casa nostra, no? A me almeno è successo che in un periodo in cui ero più fragile avevo anche quasi paura a uscire di casa. In realtà questa canzone vuole esortare veramente a buttarsi non giù dalla finestra, ma uscire a cercare di mettersi sempre in gioco, no? A uscire, a cercare di prendere le redini di questa vita che a volte magari ci fa essere insicuri e insomma cercare di veramente di viversela a pieno, pensando che non si ha niente da perdere, ecco. Allora facciamo così, ci fermiamo un attimo, visto che ne abbiamo parlato, l'ascoltiamo, poi continuiamo la nostra conversazione. Perfetto. Dalla finestra di casa mia vedo il mondo passare, scie di aeroplani che vanno via, gente che prova a volare. Un altro cambio di stagione, la mia estate che tarda ad arrivare. Dalla finestra di casa mia vedo le mogli ingrassare, figli cresciuti
stato già. Dalla finestra di casa mia è il nuovo singolo di Irene Fornaciari che noi abbiamo qui in collegamento telefonico ad After Eight. Irene, ci sei? Ci sono. Allora, dicevamo che all'inizio della nostra conversazione che sei molto impegnata in questo tour nelle radio universitarie a promuovere il disco. Oggi, per esempio, eri? Stamattina eravamo a Napoli, abbiamo fatto due radio. Ieri eravamo a Roma, abbiamo fatto tre radio. Insomma, è finito questo tour, ma come dicevo prima mi ha arricchito molto. È stato molto stimolante. Io ho visto un po' prima, stamattina preparando la puntata, ho sbirciato sulla tua pagina Facebook, ho visto che sei anche molto attiva sul social network. Sì, guarda, ti dico la verità, qualche anno fa ero anche un po' prevenuta, un po' diffidente di questi social network, avevo paura che mi portassero via la mia privacy, no? A cui veramente io tengo tanto, nel senso non sono una che ama mettere alla luce la mia vita troppo privata, perché sono gelosa della mia vita privata. E in realtà poi ho scoperto un mondo veramente bello, no? Di fatto di condivisione con le persone che mi seguono e che mi danno anche dei consigli, mi scrivono i commenti, e per me sono importantissimi, perché comunque sentire anche il calore della gente così vicino è fondamentale, per questo, per me almeno, io faccio questo lavoro proprio per cercare di condividere emozioni e con le persone, per cui senza di loro diciamo che avrebbe poco senso fare musica, ecco. Beh, è bello essere in prima persona sui social. Mi trovi pienamente d'accordo. Abbiamo detto anche che domani sera suonerai a Verona. Impegni futuri invece? Sarò il 15 a Cesena, poi incomincerà l'allestimento con la band per il tour che partirà da maggio. Non abbiamo ancora le date ufficiali, ma saranno presto messe appunto sui miei social network, quindi sul mio Facebook e anche sul mio sito irenefornaciari.it, quindi per chi fosse interessato può trovarle lì. Insomma, sarà un'estate calda. Caldissima! Beh, quando per esempio nei momenti di pausa, che ne so, tipo che può essere stasera o mentre sei in un tour, cosa fa? Cosa fa un artista nei momenti di pausa? Ma guarda, in realtà nei momenti di pausa, se riesco a tornare a casa, io sono felice, nel senso che ho bisogno comunque di tornare alla base per ricaricarmi. Ma cerco di rilassarmi in realtà, perché poi alla fine è tutto talmente frenetico che quando arrivi a casa ti vuoi proprio godere la tranquillità più assoluta. Poi a me piace tanto stare in mezzo alla natura, agli animali, e quindi solitamente o vado a fare una bella passeggiata col mio cane, oppure faccio giardinaggio. Lo so che è poco rock and roll, però ragazzi, non passa così. Senti, l'ultima domanda prima di salutarci è una domanda che rivolgiamo a tutti i nostri ospiti che abbiamo intervistato finora: il pensiero sul talent show, visto che comunque la tua carriera viene da un grande lavoro, cioè c'è veramente tanta lavoro e studio per arrivare a quello che siamo arrivati adesso. Chi invece ci arriva con due voti su un talent show, come la pensi? Allora, guarda, io devo dire che li ho seguiti i talent, perché comunque ci sono dei ragazzi veramente talentuosi, veramente bravi.
delle voci stupende. È un po' il sistema che non mi torna molto, nel senso che comunque è un po' un spremere questi ragazzi, capito? Come limoni, e una volta che poi alla fine non vanno più e che insomma c'è la nuova edizione del talent, è come se venissero un po' dimenticati, no? Quindi non lo so, credo che anche psicologicamente non sia facile da affrontare un talent. E poi c'è questo discorso che comunque sta un po' appiattendo un po' la musica, no? Credo un po' che ci sia un'omologazione della musica un po' troppo eccessiva, ecco, mentre invece io che giro tanto e sento comunque dei giovani emergenti che magari fanno musica un po' più alternativa e anche un po' più originale, e sì, dove si osa un po' di più, vengono invece penalizzati. Che ce ne sono tantissimi. Noi, ce ne sono tantissimi. Noi sono qui nel nostro programma ospitiamo sempre band qui, esatto, ovviamente della zona, che suonano dal vivo, che non riescono a farsi conoscere, ma c'è veramente un underground clamoroso, esatto, di gente che suona. Esatto. Va bene, Irene, senti, prima di salutarci però, anche tu, come tutti i tuoi colleghi che hanno calcato questi microfoni, ti devi cimentare con il nostro motto. Il nostro motto è: ma che weekend hai se non lo inizi con After Eight. Adesso okay, anche Irene Fornaciari lo ripeterà per noi. Ma che weekend hai se non inizi con After Eight. Ma sei grandissima, ciao Irene, buon grazie. Tutto. Ciao, ciao, grazie.